sono sempre stata attratta da questo materiale così particolare, unico per le caratteristiche che ha. Quindi sono stata indotta ad approfondire il tema e mi si è aperto effettivamente un mondo. È la prima volta che viene fatta una mostra sul rame e in modo particolare la prima volta che viene fatta una mostra multidisciplinare su questo materiale. È un lavoro che è durato quasi tre anni, quindi una grande ricerca in tutti i settori. La mia idea iniziale era sviluppare il binomio arte-tecnologia. Poi ho allargato ad altre sezioni, ad altri settori, al design e all'architettura. Questa sezione rappresenta un po' gli usi oggi più comuni del rame, soprattutto ad esempio nell'ambito della tecnologia elettromeccanica e elettronica. Il rame è fondamentale, non potremmo avere la telecamera che sta riprendendo, la televisione, i telefonini, sono tutti basati sulla presenza di rame. In Europa quasi il 50% del rame non viene più estratto da una miniera ma viene ricavato dai rottami, e quindi un continuo rinnovarsi. Siamo partiti dal primo armi costruite dal rame nativo per arrivare alla tecnologia più evoluta, che appunto può essere quella del computer o dei telefonini o addirittura nell'ambito aerospaziale. Tutto quello che riguarda l'elettronica è basata sul rame. Per quanto riguarda l'arte, il punto di partenza della mostra sono due fontane, due importantissime fontane, perché nel 62 Lucio Fontana taglia per la prima volta, anziché nella tela, nella materia, in modo particolare nel rame. Noi abbiamo sempre pensato di scegliere artisti che sentono questa materia in modo particolare. Non ci interessava un artista che ad hoc facesse un lavoro in rame. Per la sezione design abbiamo oltre 140 artisti in mostra, divise per varie sezioni, da design per il corpo, design sostenibile, design anonimo e altre sezioni. Abbiamo un divano strepitoso, oserei dire, di curamata, abbiamo la stola sempre di Romeo Gili, ricamata con fili di rame, che fa parte della collezione Teodora. Abbiamo un abito di Prada, e hanno utilizzato questo materiale al 96% fili di rame unito a seta. Attraverso questi modellini di architetti famosi abbiamo pensato di rappresentare la sezione, quindi c'è presente in mostra Aldo Rossi con il Teatro del Mondo, abbiamo il Nemo di Renzo Piano, abbiamo Serling, il padiglione Electa della Biennale di Venezia, abbiamo Meccano, insomma abbiamo diversi architetti importanti che hanno lavorato con il rame. Questo vuole essere un punto di partenza per poi portarla ovviamente all'estero, una mostra tutta italiana, ci hanno già proposto in America di portare questa mostra, abbiamo delle trattative in corso anche in Giappone e in Israele, dobbiamo capire qual è l'itineranza che più ci interessa e per poi proseguire questo lavoro.